Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di un pezzo splendido, eccezionale, fantastico. Cioè, come tutti quelli che ho, perché ho solo pezzi fantastici. No, non è vero, ho solo pezzi stupendi. Ok ragazzi, intanto vi volevo ricordare il giveaway sul canale. Fino al 13 di febbraio io vi metto in palio, non lo trovo. Vabbè, fidatevi, il raccoglitore dei Rollins 2.0, fatto come l'incrociatore imperiale, con tutti i Rollins dentro, ve lo regalo. E quindi qui sotto nell'info box vi lascio il link per partecipare a questo fantastico, incredibile, stupendo giveaway, perché è un fantastico, incredibile canale e quindi c'è anche un fantastico, incredibile giveaway. Ok, poi vi ricordo brevemente, se siete nerd, se siete su questo canale, magari avete cose da cercare, magari avete cose da vendere, e quindi vi ricordo ancora l'Emporio di Sheldon, il gruppo su Facebook per vendere, comprare, scambiare tutto ciò che è nerd, qualunque cosa nerd vi venga in mente, qualunque. Nel 2013 Guglielmo del Toro realizzò un film che, se non l'avesse fatto in maniera così particolare, oggi staremmo parlando di un classico trash movie di serie B. E quindi mostri venuti dalle profondità, robottoni giganti, e quindi cioè, fa proprio giapponese trash. E invece lui realizzò una mistura praticamente particolare di mostri, di robot, molto nostalgico dei vecchi robot giapponesi anni 70-80, i vecchi Goldrake, i vecchi Mazinga, eccetera eccetera, e creò nel 2013 Pacific Rim. Oggi siamo qui per vedere un pezzo eccezionale. Vi faccio vedere al volo la scatola, guardatela, bellissima. Ok, avete visto la scatola? La scatola già vale solamente l'acquisto del pezzo. No, raga, a me da scatola me ne può fregare di meno, anche perché le scatole di questi pezzi non sono un granché. Ma invece adesso vi faccio vedere il protagonista, il robot protagonista, che è Gypsy Danger. Bam bam dam bam 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 bam. Madonna mia ragazzi, ma quanto è grande! Questo è il Gypsy Danger Damage, cioè quindi danneggiato, quindi provato, distrutto, graffiato dai combattimenti, NECA 1-4. 1-4 vuol dire praticamente un ragazzino di 2 anni, perché praticamente è enorme ragazzi, è enorme. Ma guardate quanto è bello ragazzi, vi faccio vedere i dettagli. Guardate i particolari, guardate come è realizzato. È veramente un pezzo splendido ragazzi. Guardate i particolari di questo cannone ragazzi. Intanto il cannone vi faccio vedere che ruota, poi dopo vi faccio vedere anche due particolarità clamorose. Però ragazzi, guardate tutti i pistoni, tutte le cose, guardate il braccio, guardate dietro tutte le caviglie, tutte le giunture, tutti i pezzettini. Insomma, è realizzato con una cura maniacale. Veramente, veramente un pezzo eccezionale ragazzi, veramente incredibile. Guardate la fattura di questo pezzo ragazzi, ma guardatemi la fattura, e poi vi faccio vedere, guardate che se le braccia sono nella posizione giusta si alzano pure le alette qui, come per esempio queste qui anche si alzano. Guardate che roba, è veramente veramente splendido ragazzi. Saluta Gypsy. Ehi ciao ragazzi, ehi ciao, non è molto mobile, ha le sue giunture ma non riesce neanche a salutare. Ragazzi, ma con tutta sta ferraglia, ma come fa a salutare? Però riesce a fare l'inchino, salve ragazzi. E quindi insomma c'è riuscito a fare questo inchino Gypsy Danger. E adesso vi faccio vedere un'altra particolarità di questo prodotto, che già nei dettagli, no guardate qua ragazzi, guardate qua tutti i fili, i pistoni, cioè veramente una cosa incredibile. Guardate la giuntura del gomito, ammiratemi la giuntura del gomito, vabbè insomma l'avete vista. E guardate che spettacolo ragazzi, adesso vi faccio vedere che cosa altra, quale altra particolarità ha questo pezzo. Ok ragazzi, siamo pronti per la battaglia, accendiamo il reattore nucleare. Madonna mia ragazzi, guardate il reattore acceso, è uno spettacolo, e guardate c'è anche la luce in fronte. Guardate, si è acceso tutto qui nella camera di comando, è uno spettacolo veramente eccezionale, ma c'è di più. Attenzione, c'è un Kaijun che ci attacca. Ok, preparare il cannone laser. Madonna mia ragazzi, ma guardate che spettacolo, guardate come si illumina il cannone e guardate come si illumina lui, è veramente eccezionale. Cioè, è proprio pronto a combattere, pronto a difenderci dai Kaijun. Dai Kaijun, che sono quei mostri piccanti che fanno in Sud America, insomma, i Kaijun. E guardate che spettacolo,
è veramente, veramente eccezionale, ragazzi. Ma adesso torniamo ad accendere le luci. Questo fantastico, stupendo, meraviglioso pezzo viene corredato anche di un accessorio. Eccolo qua, guardate che spettacolo. Questa tra l'altro è una reliquia, perché è una cosa rarissima, perché questa è la lisca dell'ultimo pesce che si è mangiato Gypsy Danger. Quindi se l'è mangiato e ha lasciato la lisca, e quindi questo è l'ultimo pranzo di Gypsy Danger. Cioè, ci faranno anche uno spin-off che si chiamerà appunto L'ultimo pranzo di Gypsy Danger, e racconterà di lui che ha mangiato questo pesce gigante. Ah no, dai, ma questa è la cosa, no? Non avete visto il film? Guardate, questa è la lama estraibile che esce dal braccio di Gypsy Danger. Esce ma non entra. Esce ma non entra. Vediamo se riusciamo a infilarla. Gypsy Danger, maledetto! Non entra! Eccola! Ma Gypsy, ti prego, non mi far fare queste figure live in diretta! Eccolo qua, guardate che roba, ragazzi! Eccolo qua, guardatelo! E adesso è pronto per fare il sushi! Perché adesso con questa, in stile giapponese, farà il sushi. Questo film è stato girato quasi interamente in Canada, a Toronto, dove hanno ricostruito tutta la sala, praticamente la cabina di pilotaggio dei robot. L'hanno ricostruita a grandezza naturale, pesava tonnellate, ed era, si poteva muovere, agitare, ballare, fare. Solo quello è costato un patrimonio. Il film è costato 190 milioni di dollari, ne ha incassati 411 milioni in tutto il mondo. Quindi diciamo che è anche un buon successo, e fra poco uscirà il 2. Vi lascio anche il trailer del 2 nell'info box, magari volete vedere in anteprima il trailer del 2. Ok, questo era il pezzo, e adesso però andiamo a vedere una clip dal film. Pam, pam, tam, attenzione, c'è un terribile Kaijun di livello 5 che avanza. È terrificante, ragazzi, guardatelo, è un Kaijun di livello 5. Attacca Gypsy Danger. Lo prende a pennate di Minnie. Ma lui si difenderà. Cannone fotonico. Eccolo qua, accendiamo il cannone. Accendiamo anche il reattore. Aiuto! Segalo, segalo. Gypsy Danger ha vinto ancora. Ok ragazzi, spero di non incorrere in problemi di copyright avendo mostrato una clip originale del film. Tra l'altro una clip tagliata, la trovate negli extra del Blu-ray, questa clip dell'attacco del Kaijun. E insomma, spero di non incorrere nel copyright, perché quello è proprio un pezzo originale, è proprio un pezzo della pellicola originale. Ok ragazzi, allora, Gypsy Danger, credo che vi abbiamo fatto vedere tutto. Avete visto il prodotto, avete visto la scatola, avete visto un combattimento, una scena inedita del film. Vi ho ricordato tutto, il prodotto l'avete visto, e quindi penso che... Che si è spento il reattore? Aspetta. Ah no, era acceso. Ok, e quindi penso che a questo punto non posso che ricordarvi che qui sotto trovate la pagina Instagram e la pagina Facebook del canale, che qui sotto trovate il link per il giveaway, vi lascio anche il trailer del 2 per andarlo a sbirciare e a vedere. Recuperate questo film se non l'avete visto, perché è molto trash, molto particolare, ma vale veramente la pena, perché è veramente carino. È talmente trash, talmente oltre, che è diventato un cult, che è veramente veramente fatto bene. Ok ragazzi, a questo punto non mi resta che ricordarvi che qui sotto vi lascio la pagina Instagram e la pagina Facebook del canale, vi lascio il link per il giveaway, per partecipare al giveaway, diffondetelo, vi lascio il link per il trailer del 2, recuperate l'1 se non l'avete visto, e noi ci vediamo al prossimo video di questo incredibile, stupendo, fantastico, meraviglioso e combattivo canale.